assume una giusta causa, che è molto molto attiva, su Bari è molto molto attiva, visto? Quindi adesso quindi allarghiamo la sfera anche in altre zone della Puglia. Pino Aprile, conosciutissimo. Molte volte ospite, appoggio di vari dibattiti e incontri. Pasquale Catagno, che è l'esperto politico che è ha preannunciato la sua presenza, Antonio Tasso, vicepresidente del gruppo misto alla Camera dei Deputati, la presidentessa di Polis Foggia, Stefania Venditti, che è incontro. Io darei subito la parola a, perché sono diversi appunto gli interventi, darei subito la parola a Stefania Venditti per il suo saluto, poi come dire, il quadro, lo scenario sarà affidato a Pasquale Catania. Con Aprile la Foggia faremo un approfondimento e una riflessione sui temi appunto in discussione. Prego. Grazie, buonasera a tutti, della vostra presenza, della vostra partecipazione molto attiva, soprattutto ai nostri ospiti che nonostante i loro impegni ci hanno gradito di questa loro, non dico visita, ma compagnia e soprattutto informazione, perché chi meglio di loro, forse noi evitiamo di parlare di certi problemi quando le criticità ci sono e con loro forse ci apriremo un po' di più. Due parole senza rendervi troppo lunga la cosa. Credo che tutti ce ne siamo accorti che il Sud ormai è scomparso dall'azione governativa da più di 20 anni. Quindi la questione meridionale ormai è stata soppiantata da quella settentrionale e praticamente il meridione non esiste più. Sembriamo che una palla al piede per tutta l'Italia eppure geograficamente siamo proprio attaccati a questa penisola. Però purtroppo il problema è per i nostri giovani che scappano, nonostante siano legati alla loro terra. Amiamo la nostra terra perché noi genitori abbiamo trasmesso a loro i veri principi morali, educazione, rispetto, amore. Ecco perché ci chiamano terroni, ma noi siamo contentissimi che ci definiscano così, perché la parola vuol dire che il cuore, la mente sono un'unica cosa per amare questa terra. Abbiamo detto che è scomparsa dall'azione governativa, ormai Casa del Mezzogiorno non esiste più, interventi non esistono più, da oltre 20 anni non abbiamo neanche la presenza di un meridionale al governo.